Eccoci qui, buonasera, benvenuti a questo primo episodio, l'inaugurazione di quello che sarà il BTL Spring 2024, quindi la Blooming Talents League di League of Legends riparte. Questo è un comunicato a reti unificate, quindi in questo momento il mio volto è su almeno quattro canali di Twitch. Questo accade perché io ovviamente non sono solo questa sera. Insieme a me ci sono alcuni dei ragazzi che vi racconteranno e che vivranno insieme a voi le emozioni del campionato che sta per cominciare. E li introduco tutti assieme, proprio come se fosse una valanga. E quindi diamo un caloroso benvenuto a Sarengo Vischio e Revilveige. Buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera. Grazie Benvenuti. mille. Presentato da Sequar, che onore, che onore. Per un Che attimo ho onore pensato che potervi presentare. stessi per dire che tu eri onnipresente, onnisciente, Magari, onniveggente, invece no, magari sarebbe. semplicemente va bene, va bene. Andava così. Ho abusato anche dei canali degli altri in questi 30 secondi iniziali, Di me puoi semplicemente abusare, questo. Sequel, tranquillo. Tutti i giorni. A posto, l'ha detto. Segnando, in caso le forze dell'ordine poi avessero qualcosa, No, l'ha è giustificato, giustificato. detto, l'ha Sì, detto. sì, sì. Va bene, comunque, per quale motivo siamo qui oggi? Siamo qui perché, come dicevo, la Blooming Talents League di League of Legends sta per cominciare. Grandi novità quest'anno, ovviamente, perché BTL diventa la seconda divisione italiana e quindi queste squadre qui si giocano anche l'accesso in Elite, altra grande novità. Secondo me, veramente Elite di nome e di fatto, il rebrand mi piace molto, per cui Molto lo bello. chiameremo così. Spendersi mai. Molto bene. Fuoco. Un formato particolare, ci sono tantissimi team, sono ben 12 squadre per questo split, perché come gli appassionati sicuramente sapranno, abbiamo assorbito all'interno della competizione anche quelle che sono state le squadre di Pro Grow dopo l'ultimo Summer. Quindi tante squadre che vanno a giocarsi questo campionato e poi vedremo chi la spunterà. Assolutamente, un T2 tutto, di tutto rispetto. Tante squadre significa tanta competizione e poi vedremo mano a mano i nomi, ma ci sono alcuni nomi anche davvero importanti che hanno Sì. fatto competizioni serie. Sono davvero curioso di vedere come, diciamo, cosa ne uscirà da questo ecosistema così variegato. Sì, ci sono molti team con dei nomi molto molto importanti e combinazioni nuove. Sono molto curioso di vedere cosa riescono a cucinare questi team. Bei ritorni dalla storia del League of Legends italiano, tra l'altro, quindi sì, Molto anche vero. io molto molto curioso di vedere che cosa ne verrà fuori. Molto, molto vero. Quindi andiamo a ripetere velocemente com'è il format della competizione. Ci saranno 12 squadre divise in due gironi da 6. Avremo una regular season molto snella e veloce, quindi 5 giornate in cui le squadre giocheranno contro le squadre del proprio girone, quindi single round robin. Al termine di queste 5 giornate avremo una classifica definita ovviamente dal primo al sesto posto. Le prime squadre di ogni girone accedono direttamente alle semifinali. Le seconde giocano contro le terze del girone opposto nei quarti di finale. Le quarte sono serene, si sono salvate e portano a casa la pelle. Le quinte e le seste invece giocheranno anche lì incrociate, quinta contro sesta, e le perdenti retrocedono direttamente. Perfetto. Assolutamente. Questo è Una il cosa importante, format. non ci sono seed iniziali, se non vado errato. No, assolutamente no. Completamente libero. L'unico seed che c'è è la busta. A Tutti i posto. team sono stati inseriti nella nera La busta busta. e verranno estratti casualmente, ma non è questo il momento. Questo è il momento invece di andare a vedere quali sono le squadre che partecipano a questa edizione. Eccoli. Bene, c'è il mio faccione, quindi immagino che sia io che devo leggere. Inizia, inizia. Gamblers, Axolot, Underworld, Sea, The Gulls, Away, Novo, SPS, Aurum, Lobstar, Deltaland, Hellas Verona Football Club e Machko Academy. Alcuni nomi li conosciamo dalle edizioni passate, mentre molte sono squadre nuove che appunto si affacciano ora a questa competizione, alla competizione, perché ancora una volta la differenza tra un T3 e un T2 è il fatto che
ci stiamo avvicinando appunto alla competizione, quella un po' più strutturata, e quindi vedere dei roster già fatti con un minimo di criterio, non tanto per giocare come può essere un T3, ma per vincere e per appunto introdursi a questo ecosistema. Buona fortuna a loro, ecco. Ci sono diversi team che già conosco, tipo i Lobster, i Deltaland, eccomi. Però altri completamente nuovi, tipo i Sei, non li ho mai visti. Però mi sa che non sono Ok, nuovi. sono rampanti, nel senso relativamente nuovi, perché sono apparsi sulla scena recentemente, ma molto molto rampanti. Qui intanto la regia ha cominciato a Ok. Di mandarci gli Gamblers, annunci e via. dei roster, per cui parti tu, sei tu in cam, parlaci di questo primo announcement. Io, vabbè, announcement classico, semplicemente foto con i nomi. Possiamo vedere il nome più importante, Sid, è quel Sid? O È proprio quel Sid, sì. sarebbe... Ah, Sì. ok, quindi ci sarà molto da aspettarsi dal support dei Gamblers. Gli altri non li conosco, sinceramente, sono tutti nuovi per C'è C'è Divine in mid Divine, lane, esatto, che abbiamo sì. già visto nelle competizioni passate. Toti anche, è un nome che non è nuovo. Ok. E in più, se non sbaglio, era. Questo devo recuperare gli appunti di Sparley. Però Psycho era nei Fox in Proving Grounds. Perfetto. Ma li annunciamo Esatto. così? Non li estraiamo e poi quando li estraiamo No, 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 no. Prima li ne guardiamo e parliamo? No. poi. Dobbiamo fare Ah. anche l'analisi del roster announcement. Certo, facciamo Ok. anche l'analisi del roster Caratteri ben announcement. delineati. Vediamo i campioni ben scelti. Sid, che il support comunque viene messo al centro. Scelta particolare, di solito ci va la mid lane, però va bene lo stesso. Sì, è vero, scelta particolare, indubbiamente, da parte di questa org che invece è un org, anche questa è un'org nuova, è un'org giovane, è un'org nata da poco, da un gruppo di ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere durante i nostri eventi di Tormenta Open, nello scorso split. È un'org napoletana, per cui porta Ah, calore, Forza Napoli. porta, esatto, Forza Napoli, porta calore, porta il cielo azzurro sopra Berlino. Service Esports è il nome del team. Scusa? ISEE, per quanto riguarda ISEE, appunto, Service Esports è il nome del team, almeno Ok. così riferisce il Twitter. Per quanto riguarda i Gamblers, li conosciamo appunto sotto questo nome, e poi andiamo a vedere mano a mano tutti gli altri. Perfetto. Per cui possiamo passare all'annuncio seguente, Regias. Ah, perfetto. L'annuncio seguente è un annuncio senza annuncio, è un annuncio senza tweet, si Vabbè, lo parla farò io, di... dai. Dai, fallo tu, sarà. Gaxolotl con Stravagante Rapid, Serbudino, Pedro e MattiG. Ovviamente sono gli Academy del team più blasonato che andrà in Elite. E si è qualificato per punti dall'Open, quindi anche loro hanno guadagnato il loro spot, diciamo, attraverso il sudore della fronte. Li abbiamo visti a Milan Games Week, li abbiamo visti a Lucca. Per quanto riguarda i nomi, alcuni sono conosciuti, alcuni no, cioè alcuni li abbiamo visti, alcuni no. Il coach è sicuramente il nome più, anche qui, rinomato, Raze, che ha avuto successo in Francia, se Ah. non vado errato. Torna appunto in Italia. Vediamo cosa sa fare con questi ragazzi. Raze, bella Ne sa Raze. personalità, eh. Sì. Mi aspetto anche un po' di fuoco e fiamme sui social È da parte di Raze. particolare anche come personaggio, quindi Sì, assolutamente. ci regalerà molte emozioni. È È uno uno dei dei miei miei protetti, protetti. Quando si per parla appunto di cui. Raze ci sono tutte queste emozioni. Io ho Ci molti sono aneddoti delle con lui, emozioni. però non so manco se li posso dire tutti, diciamo così. Meglio, meglio così, meglio così. Ok, gli Underworld. Lo fai tu questo? Sì, E c'hai di tu in nuovo, campo. fatelo fare a Visco che non l'ha fatto ancora. Poverino. Vabbè, Oh, facciamolo fare a una Visco, volta, facciamolo una fare. volta. Va bene, ok. Gli Underworld vengono loro, anche loro dallo scorso Proving Grounds, una organizzazione Saluto che Proving Grounds. conosciamo, l'abbiamo visto anche nei precedenti Tormenta degli anni passati. Limoncello, Taizuke, Eva, Rafe e Dani Fufu. Conosciamo molto bene, soprattutto io e Revil, molti di questi nomi, tra cui Taizuke e Dani Fufu. Fortissimo Taizuke, mio fratello, Dani Fufu anche lui molto forte. Sì. Erano nel roster della Threat Academy quando hanno giocato al Lea in Spagna, campionato amatoriale. Sì.
Quindi sono molto curioso di tutti, di entrambi. Tetsu, che si era vociferato di un suo arrivo nella serie massima Sì, all'inizio, è vero. Sì, sì, invece alla sì, sì. fine è finito in BTL. Vediamo se questo ha ridimensionato le sue aspettative o se semplicemente dovrà brillare ancora una volta, perché comunque abbiamo visto un Junger Sì. molto, molto presente, un ragazzo molto bello, bisogna Esatto, dirlo. che non guasta, che non Bisogna guasta. Io ho un dirlo. buon ricordo di Tetsuke. Sì. E quindi sono curioso. Per quanto riguarda invece il post del roster announcement, quello è un post cosa c'è? Cos'è quella cosa al centro? È la È landa? una Sì, landa no? degli È la evocatori. landa, ok. Non so perché mi immaginavo una manta del mare, però no, è una No. landa degli evocatori, ok. E ci fanno vedere le zone, va bene, ok, molto più chiaro così. Bello, mi piace Preoccupare, la scritta Underworld. ti rimuovo io dall'impasse. Posso dire anch'io una cavolata? Vai. Un'occasione mancata da parte degli Underworld. Potevano aggiungere un'altra parola, chiamarsi UV Esport. L'hanno mancata così e rimarranno UV. Questa. Underworld Academy Qualsiasi potrebbero cosa su fare. dietro ci andava Fatelo. bene. Fate un secondo team che si chiama Underworld Academy, così facciamo contento Sarengo. Tutto qua. E negli Underworld ci sono anche due ragazzi di cui mi prendo io la responsabilità di Vai. fare la reintroduzione. Uno è Limoncello, Sì. che secondo me è un giocatore molto talentuoso, che deve ancora esprimersi, molto giovane. E potrebbe fare bene, potrebbe essere questo il suo anno. E l'altro invece è un veteranissimo che quando ha iniziato a giocare ha iniziato praticamente con una delle mie squadre che è Dani Fufu. Era il 2015 quando sono andato a Ah casa a no. prendere Dani Fufu per portarlo in LAN, quindi tanti anni sono passati. Ancora una volta, l'ho inventato io o l'ho inventato da parte di Sequoia? Non ho inventato niente, ci mancherebbe altro. È solo bello rivederlo, tutto qui. Andrà ad Ringraziamo. affiancarsi a Rafe, che l'anno scorso era in Bats, tra l'altro. Lui anche ha giocato il Proving Grounds, se non sbaglio. Ok, Magari qui. quindi beh, qui parliamo comunque di un roster Importante. importante, sicuramente importante. Poi, se non ricordo male, mi hanno detto che c'erano anche un paio di tier list da guardare, sono curioso poi di vedere anche quei dettagli che sono sempre interessanti. Va bene, andiamo avanti nel nostro elenco, nella nostra presentazione. Prossimi, prossimi. Ok, hanno il video. Ah, sì, il video. Bello. Però con Xante non Lo vale, stavo per dire io, te eh. lo giuro. Xante non vale. Vabbè. Prossimo, prossimo. Zeiss. E uno, e due, e tre. Anche con Kha'Zix aggiungerei non vale in giungla. Fa una gara con i campioni rotti. Vabbè, Trex con Akali è formidabile. È Il lui? suo campione. È il suo campione. Sì, è lui, è Sì, lui. Il suo è lui, è campione. lui. È incredibile. James, l'uomo in pigiama. Vedi, comunque questi sono roster announcement belli, cioè si vede tutta la clip, non si vede che si interrompe alla fine, te la vedi tutta, ce l'hai lì, ah, che Oh, sì, non è bello. neanche fatto con l'IA, è vero, È bello, vero. anche quello. Un po' di poesia, Lotus X-Janna che slaya Francesco Totti, devo dire sullo schermo un po' di poesia anche qua. Eccoli È qua, li abbiamo finito. visti. Sì. Una bella squadra, come dicevamo, Service Esports che si affacciano a questo BTL. E abbiamo il Trix, che sicuramente è il nome più conosciuto. Sì, Sì, questo. questo è un roster praticamente che ha già giocato insieme parecchio, sotto diverse bandiere. Preso e messo sotto una nuova e ambiziosissima bandiera. Quindi questi sono stati,
Axolot Partenope, da me rinominati Axolot Napoli, Axolot, perché sono tutti napoletani anche loro, ovviamente, sono stati Deltaland, sono il gruppo che ha giocato, se non sbaglio, sotto la guida di mio fratello Ciro, il torneo dell'università con l'Università di Napoli, per cui nascono da là e poi hanno avuto un grandissimo successo all'interno del circuito Tormenta e arrivano fino qui, per cui rodati, si conoscono bene, hanno veramente massacrato la competizione, quasi tutta, poi andiamo da quelli che l'hanno massacrata tutta, arrivano qui carichi, forti, con dei nuovi colori da difendere, bene, faranno sicuramente molto molto bene. Questi sono alcuni di quelli da tenere ad occhio, appunto. Sì, perché... senza dubbio. Senza sono dubbio. Molto felice, dice... personalmente, di poter rivedere Ezreliard, anche lui lo conosco personalmente, da quando era ancora piccolo, così. lui, tra l'altro, conosciuto per essere main Aatrox e Ornn, giocava solo quello. Mamma e abbiamo visto mia. Una clip con Xante, quindi... per la prima volta separato da Sheshua, tra l'altro. Ah, è vero. Sì, ma ha avuto vecchie storie, Ezreliard anche lui è molto molto forte. Ho un buon ricordo anche di lui. Bene, vediamo se ci faranno... se ci creano dei nuovi ricordi. Questo roster è mostruoso. Sì? Questo roster è mostruoso. Kekotante è buono, è molto forte. Jacko non lo ricordo. È buono. Crocomux è forte... però sono curioso di vederlo magari in altri pick e non solo su Lux e Xerath. Pecora Inside, ne abbiamo parlato un po' off streaming, io e Visco se non ricordo male, e Unicorn anche lui se non sbaglio è molto forte, quindi solo Pecora e Gekko, devo ancora capire se sono a livello, però se sono stati messi in un team con Kekko, con Free Unicorn e Crocomux, vuol dire che sono di pietra anche loro, spingono anche loro. Guarda, secondo il nostro fornitore ufficiale di informazioni, Gekko è la punta di diamante di questo roster. È un jungler georgiano che ha già giocato con AFN, okay, e poi con Verona, a quanto ci dice nostro fratello Barley. Sì, quante ne sa Barley? Quindi sicuramente qui stiamo parlando di un altro roster enorme, senza dubbio parliamo di un altro roster enorme, ma per il momento ho visto veramente qualità. Poi sì, discutiamone, ok? Ma qualità cosa intendi? Intendo dire che per un torneo con tanti italiani, con quattro giocatori italiani obbligatori, perché queste sono le regole di questa competizione, vedo tanto livello per il momento. Poi vediamo se la Landra degli Evocatori conferma o smentisce questa mia impressione. Sulla carta il livello c'è, questo bisogna dirlo. Sì, sì, assolutamente. Va bene, andiamo al prossimo. Eccolo lì. Vischio. Okay. It's your time. Secondo me tocca a te, Vischio, perché sei tu. Questo è perché c'è l'inizio, no, avuto, Ok, va bene, solamente perché c'è l'inizio Aoway Esport, chiaramente una squadra di Roma, mi sembra scontato. Aoway, non vedo niente di diverso. E vediamo Granduz, Ryomen Sukuna, Hanedonia, Kaiseki e Form. Devo essere sincero, io di questi ne conosco veramente pochi, anzi, nessuno. Comunque, Oda, dalle informazioni che ci sono state passate, è un jungler import spagnolo, già conosciuto nei Clash in Tormenta, mentre Maskri, Kaiseki, prima si chiamava Top Sadness, e Form sono nuovi giovani che hanno voglia di dimostrare chi sono, quindi si devono mettere, sono pronti a mettersi in discussione e a vedere che cosa possono tirare fuori da questa competizione. So ragazzi. Nell'immagine vediamo Giraffa. Menzionato, è l'altro top laner, si sostituiranno, okay. si alterneranno all'interno della competizione. 600 km più a nord comunque di Roma, perdonami signor Away Esport. Credo che siano di Torino. Sono di Torino, così, okay. Così a naso direi che sono di Torino gli Away. O delle zone comunque, ma non hai sbagliato di tanto, perché qualche romano ce l'hanno. Vai. Dai. Non hai sbagliato troppo.
Va bene, lo fai tu, Sarengo, questo di nuovo, anche se ci sono io. Io ho Va già parlato. bene, Perfetto. andiamo a parlare di Novo. Inovo abbiamo Fieri, Jankoz, abbiamo Shack, abbiamo Ikama e abbiamo Undefined. Per quanto riguarda Inovo, sono i campioni della scorsa BTL e hanno vinto anche l'XT2 e l'X Pro Grow. Il nuovo team ha cambiato diversi componenti, quasi tutti, e l'import greco per quanto riguarda il supporto. Per il resto, ovviamente, tutti gli altri, come dicevamo, sono quattro italiani che si dovranno misurare appunto contro le altre squadre che abbiamo menzionato finora. Anche qui top laner interessante, eh? Molto. Giovane, giovane top laner italiano decisamente interessante. Sono d'accordo, Fieri ha sempre fatto bene, è comunque molto molto giovane e secondo me messo con un team accanto che può seguirlo, può fare tanto tanto bene. Sono molto curioso di vedere Fieri Eh sì, come Fieri non ha tipo 16 anni? È qualcosa proprio del genere. genere. Sì, È proprio piccolo. E assolutamente. c'ha tipo 300 LP master a 16 anni? Congratulazioni! È già Ah, a ma! 15 e a 14 era Sì. già interessante da quel punto di 17 tra vista. 2 settimane. Vedi. Bravo, Fieri. Va bene. Salute. E allora Poi torna che ti facciamo gli auguri. Poi ricordacelo. Poi Sciachista anche, lo conosciamo, midlaner anche lui di Trento, anche lui ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, quindi sono contento di vederlo in un'organizzazione come Inovo. Ikama, se non sbaglio, era in Machuca Academy nello scorso anno. Chiediamo Sì. conferme alla regia, però anche io ricordo Ikama, non Sì, ricordo in sì, che sì. squadra, ma me lo ricordo. Sì, mi ricorda, me lo dice lui. Ricordo bene, grazie mille ragazzi. La mia memoria alle volte non fa gli scherzetti. Comunque, loro sicuramente sono un superpotere, visto che comunque sono i campioni in carica gli ultimi campioni dell'ultimo Proving Grounds. Hai dimenticato il gesto. È il gesto di Proving vindicare il Grounds. cielo. Gli ultimi campioni dell'ultimo Proving Grounds. Bravissimo. E va bene, anche Novo presentati, i prossimi sulla nostra lista sono gli SPS, giusto? Oh, che SPS. belli. Panino maledetto, tuo Yumi. Oh, che belli. Disgraziato. Chi si prende la responsabilità di presentare gli SPS? C'è il tuo faccione, sai, E qualcuno di allora lo sangue. faccio io. Tocca. E allora lo faccio io, gli SPS, il team del grande, unico ed inimitabile Makarov. Quindi stiamo parlando di un team calabrese in questo caso. Schierano Suru, noto anche come il Guru o Tiramisuru, grandissimo top laner che si è già fatto vedere negli ultimi anni delle competizioni italiane. C'è Nasut, che è un jungler import, c'è il ritorno di un giocatore che non avrebbe mai dovuto smettere di giocare, Mamma mia. Librid. Io ho avuto l'onore e il Forte. privilegio di avere Librid nell'ultimo suo split, fondamentalmente, che era un winter split. E se ne avessi potuti avere 5, ne avrei voluti 5. Persona serissima, umile, che lavora sempre, gentile con tutti, è veramente il teammate perfetto e secondo me ha tanto da dare a dei ragazzi giovani in rampa di lancio come i suoi compagni di squadra. La bot lane è composta da Matt e da Banino il Pazzo. Anche lui già ha giocato in Pro Gro, quindi sì, Libre salutava sempre, si dice Barley, assolutamente salutava sempre. Anche Banino è uno che tende a salutare sempre, molto simpatico e si è anche difeso molto bene negli ultimi eventi Tormenta che ha giocato proprio con gli SPS che si sono qualificati tramite i punti del Tormenta Open. Panino, anche lui l'anno scorso in Proving Grounds, me lo ricordo molto bene, secondo me un support con tantissimo talento. Speravo di vederlo in Elite, perché secondo me, dati i roster che sono usciti fuori, era già pronto per fare il salto, almeno il salto per la Lega Superiore. Va comunque bene, ce lo godiamo qui in BTL, siamo più felici. Ci sono molti nomi, in Sì. quelli che abbiamo menzionato e in quelli che menzioneremo di
Persone tranquillamente pronte a giocare in Elite. Anzi, ci sono persone che hanno giocato anche sopra, anche Anche oltre. sopra, sì. Esatto. Detto questo, ovviamente ci fa piacere averli qua e ovviamente non c'è spazio per tutti. L'occasione di avere un T2 di nuovo ristrutturato sotto questo punto di vista darà loro l'occasione per poter dimostrare quello di cui sono capaci, sia singolarmente che di squadra. Anche come dicevamo, anche se alcuni nomi li abbiamo già visti in altre situazioni, in altre squadre, anche il giocare assieme in un nuovo sistema, in un nuovo progetto, può presentare delle difficoltà da superare. Poi, ovviamente, le cose le vedremo mano a mano durante le 5 giornate e poi durante i playoff. Sono apparso io, quindi tocca a Sei me. stato Ci sono i scelto. Lobster, sono stato scelto, sì, dal buon Fabio che tutto vede. Hookin, Toplin sono in ordine di pick, immagino. Pericolo è di carry, questo lo ricordo. Quindi c'è mezza support, Lomo in mid lane e Kiki and Clackett in giungla. Io di tutti questi ragazzi conosco solo Pericolo, detto anche Massimo Massimo. Pericolo. Molto molto forte con Zeri, ho questo ricordo di lui. Gli altri per me sono tutti nuovi. Sono un po' triste, però No, dai, ci potrebbero sono. stupirmi. Ne abbiamo già visti alcuni di questi ragazzi, validi, secondo me, ce ne sono Ah, Kiki ha fatto diversi pro grow. validi. Ok, Sì, grazie, grazie. No, con i non Bats. In me lo Bats. ricordavo. Pro grow, scusate. Aggiunto insieme a Fratellin Ok. a questo nuovo roster. Posso Altro dire team. l'immagine di Sì? presentazione migliore tra Molto bella, molto bella. tutte. Molto 10 su 10. particolare, sì, originale. E per questo molto bella, sì. Molto, molto, molto bella. Bene. Chi manca? Chi ci manca? Gelta. Geltalen. Ah, ricordavo bene su Kiki. Kiki che ha fatto il Proving Grounds con i Bats, faceva parte della coppia francese presa dai Bats con Ilixu che adesso sta agli Enemies e Kiki invece è qui, ai Lobstar. Ah. No, Origi, non t'ho chiamato. Stai tranquillo. Va bene, andiamo allora Andiamo. con Deltaland. Ah, Mamma sì, mia, che qui roster. abbiamo dovuto tagliare un po' Eccoli. A l'immagine, sadly, però chi lo guarda che fa? bello. Fallo tu che sei in Sono in campo. camera. Ok, va bene. Deltaland. Ci presentano un roster bellissimo, ma bellissimo soprattutto perché le maglie sono stupende. Questi hanno già fatto un Media Day, mi sembra di capire. Comunque, bravi loro. Abbiamo Yanpozumpo, Golia, Crossman, Taeyeon e Corri Ragazzo con Fatbenny e Dopesick come sub. Che dire, quanti bei nomi, quanti bei nomi. Sì. Taeyeon e Corri Ragazzo, partendo dalla botlane, sono nomi oramai Fortissimi. molto, molto, molto noti. Felice di rivedere Taeyeon, che sembrava indirizzato verso il smettere di giocare, invece sono felice che sia ancora in campo. Corri Ragazzo, anche lui, il bard più forte d'Europa, che dire. Chi se lo dimentica? E chi se lo dimentica? Il Corri Ragazzo. Sì, c'è poi Golia, che è Golia. uno dei jungler italiani emergenti più interessanti, Il assolutamente. prodigio, come lo chiamava Paolo. Sì, sì, Il sì, sì, sì. prodigio, addirittura. Sì. Il prodigio, Paolo lo chiamava il prodigio, sì, assolutamente. È molto bravo, è molto, molto bravo, molto interessante. Anche lui, ovviamente, deve crescere e migliorare. E qui dentro c'è uno della mia epoca, perché il signor Burak Salt, Crossman, è un giocatore midlaner tedesco di origine turca. E ai tempi di Team Forge, quindi stiamo parlando di 2016, era top challenger, giocava già top challenger a quell'epoca, giocava negli Euronics, giocava in tante squadre europee, giocatore di enorme esperienza. Attenzione, perché se è ancora quello, attenzionissima a Sarà questo un bello giocatore. scontro con Suzumo, con Lirid, perdonami. Sì, giocatori assolutamente diversi. Sì. Crossman è un giocatore, era perlomeno un giocatore molto più meccanico, e l'ibrido invece è un giocatore che fa dell'intelligenza e della mappa la sua forza. Cioè, per cui due midlaner forti ma molto diversi. Va Ok. bene. Andiamo avanti con il prossimo non abbiamo l'annuncio, giusto? No. E
di Hellas Verona Football Club. Non è Proprio di loro arrivato non abbiamo l'annuncio, peccato. l'announcement, se non sbaglio. Questa squadra qua ha distrutto gli Open nel fall. Perde alcuni elementi importantissimi come Jobellan e Ryujin. Rimane però il Gigi Koji, un giocatore di esperienza enorme che insieme alla sua botlane, composta da Shield e questa volta Lurian, perché anche Riccarlino è andato in Sì, in lit. è andato in lead, quindi Lurian Shield Abbandonato Koji. a fare da botlane al buon Koji. Insieme a Taxer, che anche Fortissimo. lui Anche Taxer è è forte, sì. assolutamente è sempre di quel gruppo, sempre di quell'Outplayed Academy di tanti anni fa, insieme a Koji e Shield e gli altri. Lui è altro giocatore molto interessante. E c'è Monarca che va a prendere il pesante ruolo di Jobellan a questo punto. Io ho ricevuto una mazzetta da Hellas Verona, non ho paura ad ammetterlo. Mi hanno consegnato una foto molto, molto compromettente. E quindi, in fase di sorteggio, sappi che dovranno essere favoriti. Questo, insomma, Puoi l'ho dovuto mostrare questa foto, promettere. Vischio? Non posso mostrarla. Potevi avvisarmi prima, ormai ho inserito tutto nella nera Sì, busta ma e poi non non si ti torna preoccupare che indietro. La mescolando busta, il la gesto è busta. sempre A questo. Non ti preoccupare. posto. Chiaramente. Va bene. Stiamo scherzando. Ok, l'ultimo team è la Machko Academy, Sì. anche loro non hanno ancora annunciato, o perlomeno non l'avevano fatto quando abbiamo preparato le grafiche, per cui A giustamente macchi. non possiamo farle così al volo. Sono già visti in BTL, portano quattro rookie e rimane soltanto un membro della scorsa partecipazione in BTL. Il mid laner Wall è circondato da quattro ragazzi italiani emergenti, e andiamo a vedere se Machko, che comunque è una garanzia Un per punto quanto forte di riguarda. Machko è proprio lo scouting. Quando buttano Bravo. l'occhio su qualcuno vuol dire che quel qualcuno è veramente forte. Esatto, vediamo se questa legacy di Machko procede e tirano fuori degli altri talenti importanti anche in questo split. Molto bene. Con la presentazione dei roster direi che abbiamo fatto. È il momento di vedere la tier list, regia, o è il momento della nera busta? C'è una tier lista? Chi è il Aia! colpevole della tier list? Esatto! È stata fatta in live. È stata Usciamo i fatta nomi, per piacere. live su. Sei qua, sei tu il colpevole? No, Perché sei uscito assolutamente. insieme alla tier list? Non lo so per quale motivo, neanche Quindi riesco non vuoi a leggerla, sapere niente? Non mi metti di mezzo! è talmente piccola. È stata fatta, Barley ricorda tutti i nomi dei partecipanti perché non vorrei dimenticare nessuno, perché Credo siano quelli sulla destra? Sì. stiamo rubando del content che io neanche riesco a vedere bene, per Dife, Dragon favore. Blaze, Fatpenny, Erna e Ballino. Perfetto. Ah, tier list pocciata pure. Perfetto, abbiamo Benissimo. pocciato la tier list, però loro l'hanno fatta, sono stati molto bravi e noi non Quindi possiamo grazie. che utilizzare il loro content per far vedere che già c'è movimento, insomma, intorno a questo campionato. La facciamo vedere, non c'è bisogno di leggerla tutta quanta, insomma, diamo la possibilità a tutti quanti di vederla. Io leggerei solo Sì. gli S player, Ok, vai Nasut pure. in giungla, Libri, The Crossman in mid e ADC ovviamente Taeyeon. Questi sono il top della creme. Vediamo se effettivamente sarà così. E per quanto riguarda, diciamo, le squadre, c'è invece molto più discussione. Le votazioni sono molto diversificate, ecco, mettiamola così. A me fa veramente strano vedere Koichi e Trex in A. E Libride e Crossman, Libride non lo ricordo proprio perché comunque non esisteva ancora quell'epoca. Però Ok. Libride e Crossman stare così in alto rispetto a Koichi e Trex mi fa veramente strano perché ho molto rispetto per questi due player. E dovresti cominciare a prepararti Sì, allora, perché hai da vedere delle sì. cose interessanti. Più grandi C'è esperienze del comp. tanto.
La top e i support li vedo molto vicini, sono stati messi molto vicini. I nomi sono tutti molto molto vicini. Sì. E anche i team, i top 3 sembrano essere gli stessi per tutti quanti i ragazzi che hanno fatto la tier list. Ovviamente stiamo parlando di Deltaland, la Sverona Football Club e SPS Aurum. È vero. però tua madre dice sì, ma non tua madre, Serengue, il ragazzo in chat. Sì, ma l'ha fatta un bot la tier list. Non lo so. Sono 5 bot, quindi Ah, ma cosa stai dicendo? Scusa, non ho dici niente. no, no, nel senso che sono 5 nomi, per cui se non è un bot, ma sono 5 opinioni. Se hanno preso 5 bot, anche se hanno estratto a caso, qualcuno ci avrà preso. Inoltre, qui abbiamo delle persone competenti, perché comunque se parliamo di coach, manager e giocatori Che ne che sanno? la categoria la conoscono Sì. bene, per cui secondo me è assolutamente il caso di fidarci di questa tier list. Poi attenzione, perché sappiamo che le tier list sono belle e esistono per essere distrutte. Certo. True. Dopo le giornate la porti le fa. Ah! Guarda! Eh? Infatti, e sono lì apposta, no? Le tier list sono belle, sono giuste, ci aiutano ad entrare con il giusto mood magari nella competizione, con la giusta attenzione su certi giocatori, però poi io non ho mai visto una volta che la tier list fosse poi effettivamente accurata, semplicemente perché è impossibile andare a prevedere quale sarà l'evoluzione dei giocatori all'interno delle settimane che passano e poi arrivando ai playoff, arrivando alle best of. Magari una tier list durante il torneo può essere fatta più in là, Aggiornabile. sì, aggiornabile, È magari poco fatta per prima essere della fine dei flabbata la playoff. tier list, ragazzi. È vero, però è Sono vero, fatte per essere. qualche anno fa la facevo, sai, facevo questa cosa Cioè? sul Nats, facevo l'analisi Su settimana Naz, per anche questo settimana, nome sì, ormai. era PG Nats all'epoca, adesso è Elite, ma su Nats facevano anche lì allora. Settimana qualche anno fa la facevo, settimana per settimana guardavo i game, portavo degli highlights, delle situazioni e aggiornavo la tier list. Quindi spostavo Ah. in su o in giù i giocatori a seconda delle performance della settimana. Personalmente le tier list non mi sono mai piaciute. Quello che mi piace di questa tier list è come viene diversificata. Diversificare la squadra dal giocatore e dal resto. Una cosa che invece mi piacerebbe, che nessuno ha mai fatto, invece, è le pagelle. Le pagelle mi piacerebbe vederle. Perché? Bello. Perché le pagelle contestualizzano. La pagella contestualizza all'interno del team, contestualizza all'interno del game. Ci sono variabili che ovviamente devono essere considerate per valutare il giocatore e valutare il giocatore appunto in maniera isolata. Queste variabili dalla squadra e dalla situazione in cui viene messo, da come viene usato questo campione, questo giocatore, secondo me perde un po', ecco. Ok. Va bene, siamo arrivati al momento della nera busta, per La cui busta. andiamo con il sorteggio dei gironi, visto che saranno due gironi per l'appunto. Regia, portaci nella Nella magica, busta. eccola qua, La busta. nella magica grafica del sorteggio dalla busta. Primo nome, che va nel girone A. Ok. Oh. Non abbiamo il roll, però. Gli Underworld. Underworld. Povero Sequoia. Girone B, quindi non si sconteranno contro Procediamo gli Underworld. con l'estrazione di chi va nel girone B invece. Axolot. Gli Axolot. Ok, let's go. Gli Axolot non si Torniamo al scontrano. girone A. Ok. The Gulls. Ok. Ricordiamo ovviamente a chi ci segue che tutto quanto è scriptato. Sì, chiaramente, Naturalmente, scritto come prima, vedete. Oh, quelli non la sono mano folli. qui. Ho scritto 5 minuti. No, non è vero, perché è un'ora che siamo in live, quindi non è 5 minuti fa, ma ci siamo capiti. Away. Away from. No? No, Gli away. Ao, Away. Siao, Away. Ciao, way. Ho avuto un Torniamo al girone flash A. del Vietnam.
Away. Away. Sì. Oh. ABC Sports. Ritorniamo al girone B. Dai che siamo a metà. C'è della tensione. Innovo! Innovo. Sì, Innovo. Sì, sì. Di nuovo al gruppo A. Non va bene come i team, quelli di testa, non sono ancora usciti. Beh, i The Ghouls ne sanno, eh. Lobster. 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 Gruppo B, attenzione perché si escono tutti insieme quei Mamma tre. Mia. Gambler. Ok. Sono ancora dentro. Non dovrebbero uscire, sono tre, sono due per girone, non dovrebbero uscire. Possono sì. uscire tutti dalla stessa parte. Meno male. Machko Academy. Ecco. E gli ultimi tre, proprio loro. E gli ultimi tre, proprio loro. Scriptato. Scriptato, scriptalese. SPS. SPS. Out. Girone B. Oh. Della Sverona Football Club. Ed eccoli là. E quindi l'ultimo. L'ultimo. Il checking bisogna farlo. Certo. Facciamolo, facciamolo. È la Sverona Football Club. Deltaland. Eccoci qua. Deltaland. Okay, let's Questi go. Sono i nostri gironi. Per cui date le tier list. Abbiamo un girone B con due delle favorite, mentre il Verona si piazza nel girone A. Due big. Non ricordo tutte le tier list, se sono venuti equilibrati secondo tier list oppure no. Ho visto che qualcuno dava Machko e Axolot come le squadre più in difficoltà e sono separate. Le top 3 sono due da una parte e una dall'altra, quindi direi che la sorte ci ha sicuramente sorriso questa volta, non abbiamo fatto un girone con tutte le top, perlomeno. Ma vedremo. Abbiamo poi, rischiato, ovviamente. Eh? Abbiamo rischiato. Sì, per un attimo c'è stato il brivido del terrore, stavano per arrivare tutti quanti insieme. Invece direi un girone molto molto equilibrato, secondo me ci sarà da divertirsi. Assolutamente, assolutamente, da divertirsi ci sarà senza dubbio. Quello sempre. Equilibrato, vediamo, perché comunque non è la BCS, quindi non lo so quanto equilibrato okay. possa essere, perché l'equilibrio è solo là, sta di casa. Ah, ci sono anche delle buone squadre nel girone A, come dicevamo, gli Hellas Verona, i The Gulls, i Service Esports, quindi cioè, sembrano essere appunto ben bilanciate. Questo ovviamente favorisce diciamo, un attimino la competizione per quanto riguarda il nostro punto di vista, quello di vedere delle belle partite. E le squadre, quelle che magari sono ai giocatori che sono al primo approccio al competitivo, avrebbero preferito magari da una parte le più facili, dall'altra le più difficili, però certo. per noi va bene così. Per noi va bene così. E poi tanto ci sono i playoff, quindi... Assolutamente. Quella grande livella del genere umano che sono i playoff. Io non ti sbaglio, tra l'altro i playoff sono tutti best of five, quindi esatto, se un team è superiore rispetto all'altro, sale per forza. Si vede. Se qua chiedono il calendario, ce l'abbiamo a schermo qualcosa o lo diciamo? Regia, abbiamo qualcosa o lo dico a voce? A voce. Perfetto, lo diciamo a voce. Cominciamo martedì 30 dalle ore 19 e sono 5 martedì di fila per la regular season. Il 6, il 13, il 20 e il 27. Perfetto. Tutti i gironi giocano in contemporanea, quindi ci saranno 6 partite a 2 a 2, okay? Quindi sono 3 partite e 3 partite e giocano a 2 a 2. Noi ne vedremo e ne commenteremo una, ma avremo anche un POV sull'altra, per cui potremo poi saltare da una partita all'altra per vedere cosa sta accadendo nell'altra partita, e sarà possibile anche, ovviamente ci saranno anche i co-stream, ci sarà anche chi trasmetterà le partite che comunque non sono sempre in vista, per cui avrete l'occasione, la possibilità di vedere tanto 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 League of Legends, tanto 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 Blooming Talents League. Si gode benissimo. Direi che abbiamo fatto il nostro dovere. Sì, dobbiamo lasciare.
My job here is done, come diceva un grande maestro. Addio, addio, amici, addio. Solo da preparare le partite per i giocatori, per le squadre. Ci rivediamo Certo. quindi il 30, martedì ci rivediamo. Martedì 30, sì, martedì 30 C'è qualcosa prima? inauguriamo. No, ci sono gli Open, c'è l'Open, c'è il T2 Da giocare. da giocare, per cui non per questi giocatori, ma per coloro che volessero partecipare al circuito Tormenta e magari qualificarsi alla prossima Bloomin' Talents League, da questo weekend cominciano i Tormenta Open che vi permettono di accumulare punti e di competere fino ad arrivare a giocare contro queste squadre. Entrate nel Discord ufficiale di Circuito Tormenta per avere tutte quante le informazioni. Joinateci, joinatevi tra voi, fate squadra e divertitevi soprattutto. Forza Away, lo leggerò sempre Vedi, così. lui Forza Away. ha È già il suo team impossibile non preferito. leggerlo così. Bravo, bravo, mi con la mano così sul. Away. Oh. Va bene. Ci chiedono chi è contro quando lo si sa, cioè quando si sanno gli Ah, il scontri. calendario intero Sì. E dei. invece. Adesso lo facciamo e domani sarà pubblicato. Ok. Infatti è impossibile avere il calendario se prima non c'erano le estrazioni. Questo vi fa capire che Esatto. non era scriptato. Non era scriptato, no. Se ci fosse già stato tutto il calendario pronto, Era allora molto forse. sus. Allora era un po' sus. Sì. Domani avremo il calendario Ma il ufficiale, così calendario era proprio qui potete. sotto, già Eccolo pronto. qui! Per fortuna io l'ho fatto prima. Le mani Avrebbe non di fatto molto sequo. ridere. Avrebbe Ringraziamo fatto appunto la molto, molto regia, ridere. davvero efficiente, ma non tanto efficiente da poter fare il calendario live Da mentre facciamo le leggere il cose. futuro. Va bene, dai, ringraziamo la regia. Grazie, Ringrazio regia. per essere stati qui insieme a me questa sera. Gli irreprensibili Sarengo, Vischio e Revilvage. Ringrazio tutti voi che su tutti i canali unificati che ci avete seguiti e ci avete guardati questa sera. Appuntamento a martedì. Buon Blooming Talents e buona serata a tutti. Ciao ciao!